Stasera c'è stato questo 3-0 del Milan che ha riconfermato una buona prestazione come al solito in Champions League, però nel campionato non riesce a ripetersi perché diciamo, nel campionato stenta un po' a trovare la vittoria, mentre in Europa subisce una trasformazione netta perché abbiamo visto una grande prestazione questa sera del Milan con un grande Inzaghi, un grandissimo Kakà. E ha trovato questi 3 punti fondamentali per la qualificazione, diciamo. E mo ci sarà queste ultime 2 partite che decideranno insomma le due che passeranno il turno, ma penso che il Milan ce la farà sicuramente. Ovviamente, visto che è una squadra italiana, spero che passi come l'Inter, la Roma e la Lazio. Beh, ieri sono arrivato tardi a casa, sono state le 9:10. Partita iniziata da 25 minuti, trovo l'Inter sotto di 2 gol. Cazzo, mi sembra un incubo. Poi, cioè, purtroppo per i tifosi milanisti e juventini è arrivata la grande rimonta, le solite grandi rimonte dell'Inter, è arrivata 2-0. 4-2, grande Ibrahimovic, nuovo Van Basten. Siamo diventati la squadra davvero più forte del mondo, non ce n'è per nessuno, quest'anno faremo doppietta, faremo Champions League e Scudetto. Unica nota dolente è che purtroppo per Ibrahimovic credo che non sia più... che Ibrahimovic non sia più in tempo per recuperare terreno su Kakà per vincere il pallone d'oro, perché a mio parere Ibrahimovic è diventato il giocatore più forte del mondo, cioè le cose che ha fatto ieri, le magie che ci sta regalando in questo scorcio di campionato sono davvero, come dire, d'altri tempi. Forza Inter.